Ciao, Jonathan Raffaelli, oggi parliamo dell'alga spirulina. Mi avete chiesto in moltissimi cosa sia e quindi in questo breve video cercherò di darti delle informazioni da cui prendere spunto. Anzitutto dobbiamo ringraziarla da un certo punto di vista perché è un'alga veramente che ha le radici lontane nella storia, datata circa 3 miliardi di anni fa ed è una delle prime alghe a produrre ossigeno sul nostro pianeta. Dall'altra parte è conosciuta fin dal tempo dei Maya, degli Azzechi, con il nome di cibo degli dei. Questo perché? Perché al di là che tu sia uno sportivo o meno, sul tuo organismo, sul nostro organismo, ha delle proprietà veramente interessanti. Pensa che è ricca di proteine, è ricca di amminoacidi essenziali, è ricchissima di vitamine e sali minerali, ha una buona percentuale di grassi essenziali, quindi grassi che il nostro corpo utilizza in maniera molto proficua. Quindi tutto questo insieme di proprietà ci dà un aiuto importante al nostro benessere. In che modo? Allora, sicuramente aiuta quelle che sono le difese immunitarie, sicuramente aiuta quelle che sono, diciamo, il concetto degli antiossidanti, sicuramente aiuta tutto quello che è il nutrimento a 360 gradi del nostro organismo e in più, chiaramente, aiuta anche a purificare una parte il nostro fegato. Beh, comunque diciamo che in sostanza integrare l'alga spirulina all'interno del nostro regime alimentare con delle tempistiche ben precise, nell'arco temporale ben preciso, sicuramente ha dei benefici indiscussi e provati dalla scienza. Questa in particolare ha una certificazione con di utilizzo di materia prima di qualità veramente elevata. Quindi, quello che ti invito a fare è, se vuoi, come al solito, venire in negozio con 1000 domande, spero, cercare di capirne di più su questo integratore, in generale su questo tipo di alga particolare, e vedere come eventualmente implementarlo nella tua alimentazione. Buona giornata e a presto!